A Roma, alla Biblioteca Angelica e alla Galleria d'Arte Moderna della biblioteca stessa, una delle biblioteche più antiche d'Europa. Siamo alla mostra di Giulio Cavanna, dal titolo Dal linguaggio iconico al linguaggio aniconico. Giulio Cavanna ha già realizzato delle personali, sia nel 2012 alla Galleria Il Saggiatore con opera a confronto, al Centro Culturale El Samorante, Colore, Forma e Materia del 2013 e l'ultima al Centro Culturale Aldo Fabrizi nel 2015, Metamorfosi dell'Aggetto, presentate da Stefania Severi, che è qui con noi e che ci racconterà adesso questo excursus dell'artista che ha iniziato il suo cammino da un linguaggio cromatico e figurativo per arrivare a quello che Stefania stessa ha definito delle pittosculture. Il linguaggio di Giulio Cavanna è veramente molto interessante e soprattutto in questa ultima mostra che stiamo qui presentando, emerge quello che è in realtà il suo importante cammino nell'arte. Infatti, anche se sono state citate delle ultime mostre a partire appunto da questo secolo, in realtà l'artista ha cominciato ad esporre già negli anni 70 dello scorso secolo e all'inizio appunto il suo linguaggio era un linguaggio figurativo, anche se direi con una sua peculiarità. Infatti lui realizzava soprattutto paesaggi, ambienti, direi molto particolari, degli spazi vuoti in cui immaginare delle presenze, immaginare delle storie, quindi una pittura direi fortemente evocativa. Andando avanti nel tempo, il suo linguaggio si è fatto sempre più astratto, fino ad arrivare appunto a percorsi colorati di tipo geometrico che però nella presente mostra non sono stati portati, perché invece nella presente mostra appunto questo passato lontano è stato messo a confronto con le opere più recenti, in cui da un lato è evidente un forte interesse per la materia, per cui troviamo opere la cui superficie viene animata da piccoli elementi emergenti fino alla collocazione in dialettica con il colore di veri e propri elementi tridimensionali. L'aspetto peculiare di questi elementi è la loro origine. Infatti sono degli scarti altamente tecnologici e questi scarti appunto di lavorazioni tecnologiche vengono inglobati nella superficie pittorica con il colore, assumono quindi forme assolutamente nuove, assolutamente impensabili. Comunque queste forme sono sempre legate da un'idea, da un concetto di base, quindi non troviamo mai un'astrazione tout court, ma sempre un elemento, un qualcosa che evoca di volta in volta un aspetto naturale o un aspetto di tipo sentimentale. La particolarità quindi di queste ultime opere, a mio giudizio, è proprio nel fatto che l'elemento altamente tecnologico, quindi così lontano dal mondo umanistico, assume un valore altro, rinasce con una nuova funzione e raccontandoci nuove storie.